Ciao ragazzi, qui c'è il Craco 52, oggi siamo su Darkest Dungeon, abbiamo le pezze al culo, quindi per questo useremo l'antiquario per recuperare un po' di dindi, visto che siamo proprio a secco, 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 secco. Prendiamo questo, prendiamo uno di queste, dovremmo fare un po' di provvigionamenti un po' scarsi, perché abbiamo già finito i soldi. Bene, così, dobbiamo fare così per forza. Questa sarà una run un po' discutibile, diciamo. Perché diciamo sempre ogni 2-3 run bisogna fare quella per i soldi, se no siamo fottuti. Se no devo fare delle run di farming che sinceramente non ho voglia di fare. Ed è solo un po' una rottura. Probabilmente si prendono i primi 4 che trovi nella diligenza, fai una run con loro, poi li butti, è una rottura di palle. Ok, andiamo. Che qua 70, 60, 50, 60. Tu? Ok, cominciamo. Beh, questo serve per togliere un tratto negativo. Io direi questo con le torce. Là, tratto rimuovo. Ok, cominciamo un po' facendo così. Facciamo di questo. Ok, facciamo così. Quindi questo è morto. Poi facciamo di questo, così aumentiamo il dodge ancora. Ecco che viene preso. Ovviamente viene preso. Bene. Bene, curati, va. Facciamo. Cosa facciamo? Facciamo più schivata. Abbiamo. Vabbè, abbiamo quanto di schivata? 35. Io non lo so. Tanto uno è morto intanto. E di nuovo? Ci mancherebbe altro. Facciamo uno stun su di lui. Che non ha avuto effetto. Fantastico. Sempre meglio, guardate. Ok. Guarda, ricuro di nuovo. Ok, respinto, perché la sua cura ha probabilità, non dico alta, ma discreta probabilità di causare il sanguinamento. Però vabbè, scoppia. Sì, resistenza alle malattie. Tieni. Che fa sempre bene. Mamma mia, no, mi sono dimenticato. Porca vacca, mi sono dimenticato di una cosa. Devo metterla in avanti. Vabbè, però facciamo fare così. Ah! E fare di questo. Si muore. Anche il soldato ha la repost. È una delle migliori skill, secondo me. Vorrei ben dire. Però ha messo sanguinamento. Vabbè, sono 3 HP di sanguinamento. Ah! Molto bene. Facciamo così. Mancato. Bravo, bravissimo. Minchia, 9. Adesso sanguino per 10. Abbiamo una benda, sì. Però vorrei evitare. Vorrei evitare della benda, perché è un po' scomodo. Vorrei evitare la benda. Però adesso stuniamo. Stuniamo. Questo dovrebbe essere il più lento di tutti. Sì. Ok. A lui la sua cura abilità è un po' strana. Cura 0 di 10, 60% di sanguinamento. È abbastanza. Mori. E tu mori. Poi i soldi ce li stanno dando, i soldi. Questo non lo tocco perché non mi ricordo cosa fa. Quindi lascio perdere. Bene. I libri, che palle i libri. Ah, quindi se si leggono i libri si viene la frizione subito. Quindi non è il massimo. Diciamo non è il massimo leggere i libri. Fa male, leggere i libri fa male. No, dai, il vomito. Maledetto, infame. Facciamo un repost, va.
Ha! Ok, resistito sanguinamento. Questo è un marchio, se non sbaglio. Sì, marchio. Però voglio fare così. Ok. Ha! Curalo, va. Fa sempre bene. Tu fai... Riesci a prenderlo? Bene. Bene, bene. Molto bene. Tu adesso debuffi lui. Che ha preso uguale, quindi... Che cazzo serve? Minchia, non abbiamo proccato nessun... Nessun sanguinamento dalla cura sua. Abbastanza fortunati. Non resiste? Non resiste? È tanto uguale. Tanto adesso tu muori. Bene. Abbiamo recuperato anche un po' di stress. La cesta, apriamo la porta. Sì, apriamo la cesta. Un po' di... Un po' di dipinti. Che fanno sempre bene. Apri questo. Bene. Vai avanti. Questa serve le bende. Le bende che ci dà. Del cibo. Che male non fa. Appunto. Neanche finire la frase mi fai. Quanto sei scontato, gioco. Scontatissimo proprio. Vermacci. Va bene, dai. Dai, dai. Che palle, danno stress questi. Faccio così. È buona norma attaccare quelli che non hanno... Uccidere quelli che non hanno attaccato. Per così ti risparmi dei danni inutili. Per esempio, questo lo posso stunare. Che... Ma perché? Ma perché? Cioè... Ma... Che probabilità ha di stun? 100%. Ah. Va bene. Perché ha 100% un verme di stun? Lo ignoro. Ignoro, guardate, ignoro. Devo smettere di focussarmi lui. Per favore. Già meglio. Ce la fa? No, facciamo così. Mamma mia, ragazzi, non ce la facciamo oggi, eh. Grazie. Genovino. Grazie, gentilissimo. Ancora sti libri. Non li leggo i libri, non li leggo. Non leggo i libri, almeno in questo gioco. Non si leggono. Ok. Porognoso. Facciamo così. Facciamo così. Respinto, vabbè, prima ci è andata bene. Facciamo così, per questo da fastidio. Facciamo riposte su lui. Va bene, marchia lui allora. Quindi lo difende. C'ho la difesa. Sì, l'ho sbloccata ma non l'ho equipaggiata. Sono un idiota. Va bene. Ecco, tipo adesso servirebbe la difesa, mannaggia me. Però questo stun inutile. E 26 di critico proprio. Alla grandissima stiamo qua. Alla grandissima. Uno di vita. Stunnato. E vabbè. Ci abbiamo anche sfiga, eh. Tanto adesso muori, sei molto intelligente. Riesco a stunnarlo 25, sì, in realtà. Perché vorrei curare qualcuno qua. Fai così. Così, cura questo. Ok. Tu ripigliati, anche tu. E tu muori. Ah, cioè che cavolo, ci mancherebbe altro che resistesse a un altro stun. Cioè, che non resistesse all'altro stun. Ce la facciamo a uccidere questo qui? Grazie. Mezz'ora. No, no. Continua. Continua, dobbiamo fare full clear qua. Vedete, altre torce. Altra torcia che fa sempre bene. Tipo... Vabbè, questa possiamo anche lasciarla così, visto che non attacca tanto. Potrei togliere uno di questi oppure questo. Sì, che dopo fa... Ah! Comincia a impazzire male. Una torcia e... Un antico... Mamma mia, un antiquarium maggiore. Siamo impazziti. Questo non so cosa fa. Quindi lo lascio lì. Lo lascio lì e vediamo... Non abbiamo una... Ah, abbiamo una pala, mamma mia.
Abbiamo una pala, diamo della pala. Dai, un encounter semplice. No, i ragni di merda. I ragni di merda, mori. Sei, no. Debuffo te. Che palle. Marchio. Ragnatela, ok, marchio un'altra volta. Un altro stun, ragazzi, per favore. Madonna santissima, 10, ma è troppo 10. Cioè 10 per un'unità di merda così, è troppo. È troppo. Qua siamo impazziti tutti. Mori, 23. Tanto va prima lui. Ok. Ti ammazzo con questo perché mi dai su, stai sulle palle. Adesso ricordiamoci di mettere questo, che lo stun non serve un tubo. Cioè serve, ma abbiamo già lei che fa di stun. Ok, andiamo su. C'è qualcuno qui? C'è qualcheduno? A parte una trappola ogni volta che non scoutiamo la mappa, c'è sempre una trappola. Questi tre tizi qua, ok. Mazza, due grid. 20, 20, 20 di stress. Va bene, 20 di stress con un attacco solo. Ecco, ha procato sanguinamento. Vabbè. Come giusto che sia. Un altro critico. Siamo due di fila. Ho anche sbagliato. Due critici di fila. Vediamo come si comporta il gioco adesso. Ah, il terzo non me lo fai, eh. Bene. Letargia cos'è? Non mi ricordo. Fai, posso vedere? Meno 4 di velocità. Dio santissimo, è terribile. Senti, io ti ricuro queste cose perché danno fastidio. Oh, abbiamo un critico nostro. Dai, raga. Ce la facciamo. Questi di stunno. Curati, per amor del Signore. Vabbè, sanguinamento ci sta. Tu tira su lui. Almeno provaci. Ah, ma sei. Che palle. Facciamo lui perché almeno quell'altro non dà stress. Il marchio fa danno? Sì, fa uno. Bene. Ucciso col marchio, proprio disrispetto totale. Questo è il buff, però un buff al danno, quindi non è che siamo all'ultima stanza in cui non c'è nessuno. Bene. Abbiamo esplorato tutto, andiamo via di qui. Via. Proprio via. 12.000 non è male. Qua abbiamo perlustratore del rovinio. Vabbè, abbiamo avuto anche culo con i tratti che non sono troppo brutti. Anzi, che cazzo dico? Non c'è nessuno. Allora, tu letargia la devi togliere perché è terribile. Meno 4 di velocità è terribile. Dopo, questo è da vendere. Questo è da vendere perché il dottore della peste, ripeto, come nel scorso video, ha la resistenza alle malattie. Abbiamo una. Questo è molto interessante. Questo è molto interessante, lo prendo. Un altro healer, grazie. Grazie, grazie. Grazie, un altro libro. Ma questa qui è un'unità strana che si trasforma una forma umana e la forma da bestia. Adesso probabilmente faremo la prossima run la faremo con lui solo per farlo vedere. Quindi in realtà dipende dal trinket decente che ci hanno. Questo non è il massimo. Questo è inutile, proprio inutile proprio. Questo no. Questo è il suo. Andiamo. Beh, in realtà dovremmo farle tutte in realtà le quest. Potremmo prendere il suo. Nelle rovine. Sì, dai, faremo una run nelle rovine con lui, così ve lo faccio vedere. L'healer nuovo, perché l'healer nuovo serve. Lui questa che dà bonus danno contro ammorbato, quindi è molto utile. Potremmo fare anche di questo. Così con questa skill la facciamo andare in avanti. È come davanti frontline. Lui no, perché le rovine, il dissanguamento alle rovine è inutile. Potremmo usare questa qua. Ok,
Ragazzi, questo sarà il nostro party per la prossima run. Se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video.